Dottore Giordano, nei giorni scorsi l'assessore Razza ha annunciato che gli ospedali torneranno alla loro, ha detto, vitalità naturale, ha usato questa definizione. Voi avevate sollevato questo problema, qual è la sua opinione oggi? La mia opinione è che si è perso tempo, perché di fatto, anche se sono state fatte delle modifiche che magari ci ritroveremo dopo, ma non c'era bisogno di farlo in questo modo e senza avere valutato le ripercussioni che avrebbe avuto questa rimodulazione, questa ristrutturazione sulla quantità e la qualità soprattutto delle prestazioni che venivano garantite fino a 2 mesi fa dall'ospedale e per le quali l'ospedale è nato. Lei pensi innanzitutto a tutti, non solo a tutte le persone che hanno dovuto rinviare interventi e così via, ma a tutte le persone affette da malattie croniche che per esempio si rivolgono alla medicina, all'ortopedia e altre branche, all'oculistica, la cui attività è stata totalmente quasi azzerata e che ovviamente si stanno rivolgendo o alle strutture private o ad altri ospedali della regione, con le ripercussioni dal punto di vista economico ma anche organizzativo che si possono immaginare. Ci sono patologie, e non sto parlando del coronavirus, che purtroppo stanno subendo una recrudescenza. Molte persone preferiscono tenersi il malanno piuttosto che andare in ospedale. Come si fa a superare questo passaggio? E vabbè, si fa attraverso un intervento convergente da parte di tutte le autorità sanitarie, perché questo è il punto fondamentale. È necessario che si dica, evitando quel clima di polemica che non serve a nessuno, bisogna dire chiaramente che in effetti, come personalmente sono convinto, l'ospedale di Sciacca può ospitare i pazienti. E questo che è un messaggio che va lanciato al di sopra e al di fuori di posizioni di parte che non servono. Il denominatore comune deve essere la salute del cittadino, quindi bisogna assolutamente insistere su questo. L'ospedale di Sciacca è nelle condizioni di ospitare normalmente? Io sono convinto di sì, ribadendo quello che ha detto la Presidente della Commissione Salute, l'onorevole Ruvole, la quale ha parlato certamente con cognizione di causa. È assolutamente necessario che la stessa cosa venga fatta con cognizione di causa da parte del sindaco. Ma la convince la versione dei fatti che viene fuori da parte dell'assessore Razza che nel periodo di emergenza in cui c'erano tante incertezze su come si sarebbe evoluto il coronavirus non c'erano soluzioni alternative, dunque si è proceduto in quel modo per fronteggiare al meglio i contagi. Cosa pensa di questo? Ma nessuno discute le buone intenzioni di chi ha adottato questi provvedimenti, ma si dice che in buona fede o con le buone intenzioni si possono fare cose che arrivano a risultati totalmente opposti. Cioè, con le stesse disposizioni in altre aspe della Sicilia sono state adottate soluzioni diverse. Per noi il problema è che venga individuato all'interno di questo versante, di quest'area territoriale, un centro di malattie infettive che eviti che la nostra popolazione sia costretta, come attualmente è inevitabile, il trasferimento nelle province di Enna e di Caltanissetta. Rispetto all'ipotesi che viene fuori che questo si faccia a Ribera, qual è la sua valutazione? Ma sicuramente lì ci sono degli aspetti di natura tecnica che vanno opportunamente lasciati alle scelte di chi ha competenza. Personalmente sono un profano, io non capisco nulla. Certamente se quella struttura ospedaliera viene de dedicata alle malattie infettive, per noi va benissimo, ci mancherebbe. L'importante è che noi evitiamo il trasferimento in aree diverse.